Qual è la risposta dell'oracolo? Buona. Anche le sciagure possono finire in bene se si prende la via giusta. A distanza di 20 anni, Glauco Mauri e Roberto Sturno riportano in scena Edipo Re ed Edipo a Colono, un progetto che unisce i due capolavori della storia dell'uomo scritti da Sofocle sul palco del Teatro Eliseo a Roma fino al 12 febbraio. Fu ucciso il migliore dei re e ora sono io ad avere il suo regno e ho la donna che fu sua. Andrea Baracco firma la regia di Edipo Re, interpretato da Roberto Sturno, il grande attore pesarese, quella di Edipo a Colono, di cui è anche protagonista. Innanzitutto io credo che col passare degli anni si indeboliscono i muscoli, si indebolisce forse la vista, l'udito, ma si arricchisce la propria umanità di esperienza. Ecco perché riprendere uno spettacolo già fatto, specialmente un grande spettacolo, così pieno non solo di poesie ma anche di punti interrogativi sulla vita dell'uomo, sia una cosa doverosa per un uomo di teatro. Abbiamo lo stesso gruppo di attori che fanno sia l'Edipo Re che l'Edipo a Colono e questo dà un senso di unità allo spettacolo. Ora, perché sono insieme questi testi? Che cerco di essere brevissimo. L'Edipo Re si conclude con un uomo che è convinto di aver ucciso il padre, di aver amato la madre, di aver messo al mondo dei figli che sono anche fratelli, delle figlie che sono anche sorelle. Si sente colpevole e si acceca. Passano tanti, tanti anni. Tant'è vero che anche l'Edipo a Colono è stato scritto da Sofocle a 88 anni. Lui è morto a 90, molti anni dopo l'Edipo Re. Perché l'ha ripreso in mano? Perché noi troviamo l'Edipo ormai vecchio, scacciato da tutti perché Edipo è quello che ha ammazzato il padre, ha contaminato la madre, che invece arriva a Colono e Colono, guarda caso, è la città dove è nato Sofocle. Dove lo ospitano? Come perché gli abitanti di Colono comprendono cos'è il dolore. Gli dèi sono lontani da me. Tu credi che un giorno gli dèi avranno pietà di Edipo? Sì, padre, lo dicono gli oracoli. Dai, gli oracoli! E qui c'è il grande colpo d'ala, non solo poetico, ma anche etico e religioso, perché nell'Edipo a Colono Edipo non è che viene assolto dagli dèi, lui si assolve da solo, perché dice l'uomo è responsabile soltanto delle cose che lui vuole commettere. Ed ecco che assistiamo alla nascita un po' dell'uomo nuovo, dell'uomo che dice l'uomo ha non il diritto, il dovere di essere responsabile del proprio destino e quindi di essere casomai punito solo per le cose che lui vuole compiere. L'uomo deve porsi sempre dei perché, perché nel porsi delle domande sta la vera dignità dell'uomo. Infatti Edipo è lui che risolve il più grande enigma, che è se stesso. Poi il tempo ha fatto maturare il mio dolore e io ho cominciato a capire. Sì, io ho capito che la mia disperazione mi aveva punito troppo duramente per quelle colpe che io non avevo voluto.